Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Oggi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha incontrato il premier Enrico Letta a Milano per fare il punto della situazione su Expo 2015. Ecco allora l'intervista della nostra inviata, Ilaria Tettamanti. È andato bene, abbiamo parlato di Expo, ho fatto presente le criticità ancora che ci sono legate in particolare alle infrastrutture, a due infrastrutture, la Romonza e l'Arcisate Stabio, chiedendo un intervento del governo per risolvere queste criticità. Sono opere strategiche per Expo. Ho illustrato le iniziative che la Regione è in animo di prendere, in particolare sulla promozione di Expo, sulla definizione del documento strategico e di un documento specifico che stiamo elaborando di contrasto alla contraffazione alimentare, un business da 60 miliardi di euro che danneggia le imprese italiane, oltre che un rischio per la salute. Su questo Letta si è detto molto interessato, collaboreremo col governo per la definizione di questo documento. Infine ho consegnato al presidente Letta una mia lettera con cui chiedo l'intervento urgente e l'attivazione di un tavolo a Roma per la questione Riva. La chiusura annunciata degli stabilimenti è un danno grave per la Lombardia, sono 5 siti produttivi coinvolti, 760 lavoratori che rischiano la cassa integrazione, addirittura di perdere il posto. Assieme a questa lettera ne ho consegnata una che mi ha inviato stamattina la CISLA, il segretario regionale Petteni, che chiede il coinvolgimento della Regione, e su questo tema il governo deve attivarsi immediatamente. Questi sono i temi che abbiamo discusso. Quali possono essere le soluzioni per il caso Riva del governo? Lunedì ci sarà, ho letto, un incontro Riva con della società con il ministro Zanonato. Beh, qualunque sia la soluzione, certo non possiamo accettare il ricatto di chiudere per altri motivi diversi rispetto all'organizzazione del lavoro, perché questo danneggia prima di tutto i lavoratori e questo non è accettabile. Quindi anche noi abbiamo chiesto un incontro con Riva, lo faremo nei prossimi giorni, ma io voglio tutelare il lavoro in Lombardia, i 760 lavoratori e 5 siti produttivi che devono rimanere aperti. La stabilità del governo è fondamentale per il successo di Expo. Lei ha percepito da Letta un senso di tranquillità in questa direzione oppure no? Ho percepito da Letta l'impegno forte del governo per far sì che Expo sia un grande successo. È quello che vogliamo anche noi. Io ho lanciato tempo fa lo slogan a Milano Capitale d'Europa durante Expo e mi fa piacere che il governo, se durerà, se ci sarà ancora, si sia impegnato così fortemente. Ah, ecco, alla fine ho detto che sul sito Expo, alla fine dell'Expo, ci starebbe bene il Parco Olimpico. Letta non mi ha detto di sì, ma non mi ha detto neanche di no, quindi sono ottimista.